viviamo in condomini insicuri perché non conosciamo i nostri vicini e soprattutto nei quartieri pubblici questa solitudine si fa sentire in maniera forte perché prevalente è la presenza di anziani e persone sole, ed è per questo che noi abbiamo approvato un progetto per favorire il mix sociale nelle case pubbliche ed è per questo che abbiamo chiesto ad ACMOS di sostenerci in questa iniziativa. Abbiamo proposto a dei giovani delle abitazioni e abbiamo chiesto loro in cambio di occuparsi, di prendersi cura del quartiere e dell'intero condominio attraverso l'ascolto, attraverso il sostegno, magari anche accompagnando chi ne ha bisogno a fare la spesa e favorendo altri nella compilazione dei tantissimi moduli che noi riceviamo nelle nostre case. Sicurezza appunto, ma anche di più, solidarietà, e soprattutto in un quartiere come quello sulla Spina 3, dove in pochissimi anni a ritmi cinesi sono arrivate oltre 4.000 abitazioni, ci sembrava giusto arricchire ulteriormente questo insediamento con la partecipazione di chi fa dell'aiuto agli altri anche un impegno di vita. L'esperienza che ACMOS ha avviato e che si spera di poter replicare nell'ambito di Spina 3 è un po' una sintesi della coniugazione delle risorse con le disponibilità. La città mette a disposizione degli alloggi, i giovani mettono a disposizione le loro risorse, il loro tempo, la loro volontà di costruire una città più vivibile e soprattutto di costruire una comunità locale che ha bisogno di essere accompagnata per crescere e svilupparsi.